Green Line 58 Fly, un successo del cantiere che ci ha abituato ad essere all'avanguardia nella motorizzazione ibrida. Andiamo a scoprire oggi, al Salone di Venezia 2025, quelle che sono le caratteristiche e le peculiarità più importanti di questa imbarcazione. E come potete vedere, appena si sale su questo Green Line 58 si ha subito la comprensione di quanto spazio ci sia a bordo. Partendo dal tavolo centrale a poppa con i due divani contrapposti che sono a sbalzo di poppa e permettono di cenare con un panorama veramente incredibile. La finestra a compasso che si apre e dà spazio alla cucina permette appunto a chi sta cucinando, a chi sta preparando un aperitivo, di essere a contatto con quello che succede nel mondo esterno. Appena entrati, una grande cucina C che, come dicevo, ha questa apertura verso la poppa della barca che permette a chi cucina di avere una visibilità incredibile. Su questo lato troviamo un grande frigorifero e un congelatore, piastra induzione, forno e lavello. Un mobile appeso ci permette inoltre di stivare tutto quello che sono le varie necessità per la cucina. In questo spazio troviamo due divani contrapposti, enormi, con una luminosità incredibile proprio data da queste grandi finestrature che il cantiere ha aumentato ulteriormente per dare più luce ancora allo spazio. Postazione di guida, postazione molto comoda dove la visibilità è ampia. Questa porta permette inoltre di vedere quello che succede durante le manovre di ormeggio, durante le manovre di disormeggio, e anche in questo caso troviamo due schermi Simrad che ci permettono di leggere tutto quello che sono i dati di navigazione e ci permettono di valutare, visto che questa barca è ibrida, se decidere di utilizzare la motorizzazione ibrida o di utilizzare la motorizzazione diesel. Nella spiaggetta di poppa centralmente troviamo un grande gavone che permette di stivare il nostro tender, il fuoribordo, eventualmente l'attrezzatura subacquea, quelle che possono essere i toys estivi. Inoltre, la piattaforma sommergibile crea in questa zona una scala che facilita l'accesso al mare. Passo avanti di grandi dimensioni, come vedete mi permette di andare a prua in maniera molto facile. Soprattutto le altezze sono importanti perché io sono 1,92 m, come potete vedere ho ancora spazio. Un piccolo grandino ci fa entrare in quello che è il solarium di prua, dove trovano spazio tre grandi cuscinerie, tre grandi chaise longue dove poter appunto prendere il sole, unite a un piccolo divano fronte marcia che, insieme ai due divanetti che sono posti alle murate, creano una zona lounge molto molto interessante e molto conviviale. Essendo questo Green Line 58 Fly ibrido, non possono mancare i pannelli solari che sono stati montati sia in questa posizione sia nel tetto del T-top. Questa grande superficie ci permette di convogliare alle batterie moltissima energia che aumenta in maniera importante l'autonomia di questa barca. Ed è salendo su questo Green Line 58 che appunto troviamo questo fly enorme anche nelle altezze, perché anche qui sono rispettati i 2 metri di altezza. Sulla nostra destra la zona di guida servita da due grandi monitor Simrad che ci permettono anche qui di leggere tutto quello che sono i dati di navigazione, e sicuramente guidare da questa posizione è veramente gradevole perché la visibilità è immensa, direi. Al centro due grandi divani serviti da due tavoli permettono a credo
12 persone di mangiare comodamente. A poppa, un mobile cucina, ci permette di preparare tutti quelli che sono i pasti o i nostri aperitivi direttamente dal fly senza dover scendere in cucina. E a poppa un ulteriore spazio per permettere di installare 2-3 chaise longue e di prendere il sole in maniera molto molto tranquilla. Scendiamo ora nella zona notte, dove troviamo questo grande disimpegno, una master, una VIP e una doppia, servite da 3 bagni, di cui uno ha l'accesso centralmente per permettere di essere utilizzato come day toilet. Entriamo nella VIP e vediamo quelle che sono le caratteristiche più importanti di questa cabina. Nella VIP cabin è posizionato un letto centrale di dimensioni king size e, come potete vedere, l'eleganza e la raffinatezza dei materiali è importante in questo Greenline 58 Fly. La cabina è servita dal suo bagno privato con doccia separata. La luminosità chiaramente è stata aumentata da tutte queste finestrature che sono state posizionate lungo i camminamenti esterni, oltre alle 2 finestrature laterali che illuminano questo spazio in maniera molto importante. Nella cabina doppia, 2 letti singoli di buone dimensioni con accesso privato al bagno. La finestratura posta sul camminamento permette di illuminare molto bene la cabina e questi 2 oblò posti sulla murata permettono il ricambio d'aria. La master cabin è una vera e propria suite. Entrando troviamo un ottimo disimpegno, un grandissimo bagno con doccia separata e una grande cabina armadio. In questo ambiente un divano posto sulla sinistra della barca, contrapposto a una boiserie che può essere utilizzata come scrittoio e un enorme letto king size con un camminamento laterale di dimensioni veramente importanti. Le 2 finestrature laterali permettono di illuminare tutto l'ambiente e qui troviamo delle mensole lussuose, un'illuminazione veramente di grande design, il tutto crea un ambiente di estremo lusso. Se state quindi cercando un flybridge grande, lussuoso ed ibrido, il Greenline 58 Fly è la barca per voi. Da The International Yachting Media questo è tutto, ci vediamo alla prossima imbarcazione.